Vai. Ciao, Cartoonix 2018. Siamo qui oggi con Francesco Merigo che si presenta in bandici un mini gnomo. Ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, questo è un progetto che si sta compiendo piano piano, ci muovono le lezioni. E ci tengo molto perché narra un universo che è quello fantasy da un punto di vista. Un bambino potrebbe essere, ma anche dal punto di vista di qualsiasi persona. Cerca una nuova chiave di lettura delle Tu hai un fantasy un po' più dolce, direi, non è un fantasy scuro. Si perché il fantasy che preferisco, diciamo, è quello che sta al limite del fantasy, cioè della normale. Probabilmente non è neanche definibile la fantasy. È semplicemente l'insieme di alcuni della letteratura parassita, cioè le persone cerca di una parte, di un interno del quale capisce. E questo è un po' più che mi sono fatto delle illustrazioni di un nome di Pablo. E poi ne ho accumulato un po' e dietro questo scrivinare di nome, in realtà c'era un miraggio, c'era aggrappato il sentimento di un grande. Com'è nata questa passione per lo gnomo? Non esiste la possibilità, sono gnomi. Sì, A me piace qualsiasi cosa sia irreale e gli gnomi sono la cosa irreale più improbabile che esista. Perché infatti nonostante nessuno li abbia mai visti, risaltano fuori nelle tradizioni popolari, quindi sono forse un'abilità proprio semplice per indicare la natura e l'effetto che ha sull'uomo e la Sei documentato sul mio, sei andato animo tuo, te li sei raffigurati nel tuo intimo occhio chiuso o hai studiato? No, sono ispirato a tutta la gnomografia dell'infanzia, che direi il primo esponente per popolarità tra lui. E ha insegnato a tutti, ma penso che anche lui abbia imparato da tradizione, abbia anche partito con la vostra, insegnare creaturine un po' più inquietante, però onestamente ma sì, ma essenzialmente è la fantasia di un uomo che è potuto vivere in casa perché fa freddo, sono in Germania, nelle foreste, nel centro in Irlanda, dove fa ancora più freddo, quindi non poter uscire di casa, cosa fai? Un riesco di tutto quello che hai visto durante i miei puntoni nella tua testa, escono fuori in un microcosmo che è pronto. Bosco, la parola giusta per noi. Tu lavori tutto a colori o lavori anche in bianco e nero? Se io vedo tutto a colore, ma vedo queste postazioni in bianco e nero. Allora, io inizio con il bianco e nero. Se il bianco e nero entra a colore, ci dà un po' anche la qualità delle postazioni che ne risulta o si intravede. Allora, questo penso che potrei colorarlo, ma prima ovviamente vanno fatti dei passaggi che sono obbligati a fare il chiaro scuro. Però è anche importante il tema della poetica, cioè se tengo un'illustrazione la coloro, oppure se per un determinato lavoro c'è cioè il bianco e nero, si mantiene. Cioè alla fine l'illustrazione è astratta, poi come la completo è solo questione di tecnica. Il colore è digitale o è a mano? Mi sembra a mano. Questo è sempre digitale. Questo è sempre a mano, Ah no, infatti è a mano. se volete vedere qua c'è l'originale. C'è il numero di Valentino Rossi che vuole cambiare all'ultimo. Questi sono vari autori, questo è il singolo esposto. Marco B era il contrario. E sono tutti i film che mentre ci sono illustrazioni qua dentro che potrebbero queste sono digitali ad esempio. Fate con lo stesso concetto, chiari, scuri, densità, materia e colore. Sono tutti i dati della pittura, cioè dal 600 ai romani, ad oggi. In realtà la tecnica cambia poco. Abbiamo un modo per procurarci quei volumi e vedere quei lavori? Sì,
si chiama, non si chiama i marchi sul mondo, si chiama gli anomali gnomi. Anomali, una parola che chiama altre anomalie, altri campi. Ho voluto fare un po' dare un nuovo sapore al pane, sì. Spero di essersi riuscito, magari stentrando un po' certe epicità del pane. Hai mai pensato un po' alle storie delle proprie funzioni o siano sempre raccontare anche una storia? Ogni illustrazione, cioè alla fine è una storia, ma è un insieme di dati che va a finire in finale, questo hanno inizio una fine. Quindi per me ogni illustrazione è una storia e se hanno qualcosa in comune magari possono raccontare una storia più generale, piacerebbe scrivere. Questo. Sarà modo di fare un po' se abbiamo un po' di letterario di valore, e scrivere è un altro modo per completare tutto quella narrativa che mi serve. Bella, una cosa, un punto di vista che non avevo mai considerato, quella che l'illustrazione è già una storia, un bellissimo punto. Inizia dal centro e al cuore, cioè per quanto semplice semplicissimo sia, è così. I cuori sono l'inizio, cioè sono gli estremi e la parte centrale del cuore delle informazioni che ti servono. Un secondo. No, sì, mi piace come immagine, devo essere sincero, è un punto di vista che penso che non in tanti hanno. Ma cosa è meglio così, perché quello che muove queste manifestazioni non è la passione per la design della narrativa, ma è la personalità dei personaggi, che è anche più di tutte queste manifestazioni. Ti auguro in bocca al lupo, anzi in bocca al gnomo. Grazie.